Oggi è il 24 di giugno del 2020 e mi trovo qui alla Pieve di Offiano. I messaggi li ho ricevuti e li ho recepiti sin dalla partita di andata da Parma-Genoa e ieri sera di Genoa-Parma. 4 è un bel numero, è la D, indica Dio. Quindi se qualcuno deve andare all'altro mondo come al solito mi ci vogliono mandare me. Ieri sera la partita tra Genoa e Parma è stata secondo me una combina assurda di nuovo. E perché? Perché posto alla Pieve di Offiano c'è, ci sono sepolte delle persone che sono, soprattutto una che assomiglia a me. Io non posso dirvi chi è perché devo rispettare e non infrangere il dolore di una persona a me cara, molto cara, però posso farvi vedere tutto il più o meno dove è situato. Poi chi vuole prende con le proprie gambe, viene qua e si viene a fare un giro. La maglia va rispettata perché ora giocheremo contro il Brescia. A prescindere da qualsiasi risultato tecnico c'è una croce, no? Ora Genoa quest'anno ho giocato fuori casa con la maglia crociata. La maglia crociata, ci sono morti milioni di persone per la croce. La croce che è quella di San Giorgio di Genova, dei crociati, dei cristiani. Va oltre il calcio quello che sto dicendo. Entriamo. È stata proprio un'infamata, secondo me, l'ennesima infamata. Non occorre fare il nome di chi ha progettato tutto questo, tanto lo sappiamo. Lo sappiamo. Non abbiate paura, tanto un giorno, prima o poi, ci finiamo tutti qua. L'importante è essere coerenti, coscienti col fatto che verremo giudicati poi alla fine della nostra vita. Sembra tutto strano, vero? Nessuno ha il coraggio di entrare in un luogo santo, in un luogo sacro. Però bisogna fare certe cose, bisogna avere, vedete la croce? Bisogna avere il coraggio per far sì che non accadano più certe cose. Ora ieri sera, se riusciamo a dimostrarlo, è stata proprio un'infamata mega galattica. Vi dico solo che la madre della persona che purtroppo è seppellita qui, mi trattava come un figlio, mi ha sempre trattato come un figlio. E se lo facevo prima il video della partita sarei passato magari per una persona non attendibile proprio per il posto dove sono venuto. E invece
mi prendo le mie responsabilità di fronte a tutta la tifoseria, di fronte a tutti gli esseri umani che vengono usati, e spero proprio di avervi dato e di avervi illuminato su questo. La salvezza, la prima salvezza è quella dell'essere umano, poi viene tutto il resto. Naturalmente essere presi per i fondelli in continuo, tutti gli anni, da un presidente che abbiamo, che fa solo i suoi interessi e quello dell'assicurazione, non va bene. E mi raccomando ragazzi, qua ci sono persone che lottano e soffrono tutti i giorni. Quando verrò a Genova ve le spiego di persona tante cose. Visto? Ho preso il coraggio, la forza di venire a parlare all'interno di un luogo sacro, di un luogo importantissimo, dove, ripeto, prima o poi ci finiamo tutti. Quindi non abbiate paura a fare gli interessi delle persone più deboli, perché in questa maniera saremo invincibili.